Sabato 5 aprile, presso il circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara, è andata in scena la prima prova di Max Trophy, il primo campionato endurance che si disputa con kart Sodi GT Max Sprint, dal potente motore due tempi Rotax Max da 125 cm cubici e capace di 28,5 cavalli di potenza. La giornata è cominciata con la pioggia, che ha messo subito alla prova i piloti degli 11 team intervenuti, sul fondo scivoloso del tracciato ferrarese. Nella puntata di questa settimana, amici di GoKart TV, daremo ampio spazio alle adrenaliniche sfide che i drivers del trofeo Max Trophy hanno saputo regalarci. È ufficialmente partito il campionato Max Trophy 2014, ci troviamo a Pomposa e con Sergio Perrone, appunto, della Far Race, organizzatore di questo bellissimo trofeo, vogliamo illustrarvi un po' quali sono le caratteristiche, appunto, di questo campionato. Ciao Sergio, finalmente è tutto partito. Sì, finalmente, tanto ciao a tutti. Fortunatamente siamo partiti stamattina, cominciamo con la prima gara, con il primo round qui al circuito di Pomposa, nell'Idrico Macchio. La giornata ci sta abbastanza aiutando, i team sono ben presenti e adesso vediamo, fra poco cominciamo col briefing e con le warm up. Ecco, tra l'altro una dozzina di team presenti alla prima gara non è niente male, e sei bambini che parteciperanno al campionato dei più piccoli. Certo, siamo contenti come prima gara con un format, con un endurance a due tempi, quindi nuovo per tutti. Quindi siamo tutti qui che aspettiamo e vogliono capire bene come funziona. Siamo contenti comunque per i 12 team, forse arriva anche il 13° a breve. E poi il pomeriggio cominciamo con la Junior Cup per i bambini, abbiamo 6 bambini per questo evento e facciamo girare anche loro naturalmente. Ecco, invece per chi volesse iscriversi alle prossime gare, avete un calendario molto, molto, molto vasto, come detto 4 gare, la prossima si terrà il 20 di luglio, giusto? Il 20 luglio la facciamo nella pista azzurra a Jesolo e vi aspettiamo tutti quanti. Mentre la terza prova? Poi facciamo qua a Steletto di Branduzzo il 14 settembre e poi riveniamo qua per la gran finale il 2 di novembre, sempre qui al circuito di Pomposa. È quasi tutto pronto per l'inizio delle gare, quindi amici di GoKart TV rimanete incollati al televisore che scopriremo insieme chi saranno i vincitori, appunto, di questa prima prova del campionato Max Trophy. Io vi consiglio intanto, per chi fosse interessato a venire alle prossime gare, appunto, Max Trophy, di andare sul sito www.maxtrophy.com. Prove di qualifica hanno visto i piloti darsi da fare su una pista ancora bagnata. Ad imporsi è stato il team Vado al Max, con un tempo di 1 minuto 8 secondi e 277 millesimi, staccando il team Fanny Formula di 269 millesimi ed il team Need for Speed di 375 millesimi. A seguire l'IRGM, Emilia Racing Team, Mokart Como, Niari Racing Team, Persi Corse, Il Tuo Sogno in Pista, T-Kart e Pomposa Dream Team. Da segnalare il grandissimo equilibrio di prestazioni, che ha visto i primi 6 team racchiusi in meno di un secondo. Prima gara di 3 ore dell'Endurance Cup è cominciata sotto un cielo che andava via via schiarendosi e, mentre la pista si asciugava, è iniziata un'intensa battaglia in tutto lo schieramento, con qualche contatto nelle prime curve. Come sta andando la gara? Dai, abbastanza bene. Adesso ci siamo un attimino fregati con il pescaggio della benzina, perché probabilmente è un pelino alto e ci siamo trovati fortunatamente alla fine della pista, che cominciava a pescare poco, allora siamo riusciti un attimo a limitare i danni, dai. Bene, dai, noi stiamo andando bene, non ci possiamo lamentare, siamo i primi, quindi se non ci sono problemi la vedo dura per gli altri, dai. La vostra strategia? Ah, non c'è strategia, man mano che arriva giro per giro, dai. Sta andando bene, siamo lì quarti, quinti, peccato che Max era partito primo, era davanti, però stiamo recuperando, siamo lì. Dopo
circa 40 minuti il team IRGM ha scalzato dalla testa della corsa il team Miario Racing Team, fissandosi così saldamente davanti a tutti e rimanendovi fino alla fine della corsa, davanti alla compagine del team Fanny Formula, staccata di un giro, e del team Vado al Max. Quarta posizione per la squadra Mokart Como. Poi a seguire troviamo sotto la bandiera a scacchi Miario Racing Team, che sono stati anche gli autori del best lap della corsa, con il tempo di 1 minuto 6 secondi e 955 millesimi. Ragazzi, un tempone! Sesta piazza per Pomposa Dream Team. Poi troviamo Persi Corse, T-Kart, Need for Speed, Il tuo sogno in pista e Miglia Racing Team. Prima di andare a sentire a caldo le interviste realizzate ai vincitori, andiamoci a gustare ora i momenti più esaltanti di questa prima corsa dalla durata di 3 ore e ascoltiamo anche cosa i piloti durante il corso della gara ci hanno raccontato davanti alle nostre telecamere. Carlo, allora com'è andata la prima gara? Molto bene, direi. Ci aspettavamo di fare un risultato un po' più, però dai, alla fine è andato tutto bene. I piloti per fortuna sono stati tutti corretti e niente, dai, divertimento, è andato bene, dai, speriamo per gara 2. Durante questa bellissima giornata fatta di sport, velocità e passione, è andata in scena anche la categoria Junior Cup, indetta ed organizzata sempre dalla Fun Race, che ha visto scendere in pista i piccoli piloti del Max Trophy. Sia le qualifiche che la prefinale e la finale sprint hanno visto prevalere su tutti Tommy Campion, seguito sia in gara 1 che in gara 2 da Matteo Bonato e Matteo Marelli. A completare il gruppo Nicole Ferrato, Fabio Riccadonna e Morgan Guarise. Questi piccolissimi drivers ci hanno regalato delle entusiasmanti sfide. Andiamo ora a vedere come sono andate le cose in pista. Ciao Tommaso e ciao Matteo, oggi cosa avete fatto in gara? Avete fatto la prima e la seconda posizione, siete contenti? Io sì, sì. Molto. Ma mi dicono che siete la coppia Chip e Chop anche nella vita, siete amici? Molto. Sì, molto. Chi è il più bravo dei due? Io. Ma solo perché pesi meno, eh. Welcome to the jungle. La seconda gara dell'Endurance Cup, sempre di 3 ore, è partita con l'ordine di arrivo di gara 1 su una pista ormai asciutta. Un incidente durante la partenza ha reso subito in salita la gara del team T-Kart, mentre nelle prime posizioni il team IRGM creava il vuoto dietro di sé. Ci stiamo avvicinando alla fine della seconda gara, come sta andando? Benino, dai, adesso non so quanto siamo in questo momento, sono appena sceso, però benino. Prima gara abbiamo fatto quarti, adesso puntiamo al podio, vediamo. I tempi si sono abbassati o sono costanti? I tempi della squadra personalmente sono abbassati, si sono alzati un pochettino i tempi totali della serata, però va bene. Dante, come sta andando la gara? Ma diciamo che eravamo in testa fino a 3 giri fa, dopo non si sa come mai siamo arrivati per fare il cambio pilota e ci mancava il tappo della benzina. Allora corri a prenderne un altro di scorta, una roba e l'altra, adesso siamo terzi mi pare, vediamo se riusciamo a recuperare ancora qualcosina. La gara è continuata con svariati cambi di leader e a meno di un'ora dalla fine sembrava che il meteo stesse per rimescolare nuovamente le carte, quando è ricominciata una leggera pioggia che però alla fine non ha impensierito i piloti. Al traguardo si è presentato per primo il team Fanny Formula, seguito dall'Ognari Racing Team ad un giro e di RGM.
A seguire abbiamo trovato Mokart Como, Need for Speed, Vado al Max, Pomposa Dream Team, Emilia Racing Team, Persi Corse, Il tuo sogno in pista e T-Kart. Il giro veloce della corsa è stato fatto autografare dal team Vado al Max con un tempo di 1 minuto 7 secondi e 150 millesimi. Un'altra gara sensazionale. Gustiamoci ora, amici di Gokart TV, i momenti più esaltanti. Abbiamo avuto delle piccole noie nella prima gara, infatti siamo arrivati secondi o terzi, adesso non mi ricordo più, secondi. E invece sulla seconda gara è andato tutto veramente liscio come l'olio e infatti siamo arrivati primi con abbondante margine su tutti gli altri. E il trofeo è interessante, e i kart sono performanti, quindi molto divertenti per i piloti per girare, e rispetto ai quattro tempi delle endurance a cui siamo abituati noi è tutta un'altra cosa, molto più performanti, velocità più alte e combattimenti molto più aspri. A chiudere la giornata è stata la super finale sprint, dove ogni team ha schierato il proprio pilota più forte in un'ulteriore esaltante gara di 15 giri. Mentre Massimiliano Colombo del team Vado al Max e Carlo Alberto Cappello del team di RGM creavano il vuoto dietro a sé, inscenando una rincorsa sul filo del rasoio, nel resto dello schieramento è iniziata una bagarre durata tutta la corsa, esaltando sia i piloti sia gli spettatori. Alla fine di un entusiasmante ed altrettanto corretto duello ha prevalso Colombo su Cappello per 620 millesimi di secondo, mentre il resto del gruppo è stato staccato di oltre 2 secondi. La somma dei punteggi ha visto prevalere il team di RGM sul Fanny Formula e Vado al Max, seguito da Gnari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart. Il best lap è fatto segnare dal team Fanny Formula nel crono di 1 minuto 7 secondi e 374 millesimi. Super finale bellissima, una lotta con Cappello mi sembra, e molto corretta, bellissima, io chiudevo ovunque perché lui forse era qualcosina più veloce di me, alla fine ho vinto perché è arrivato anche un pelo lungo, meglio di così, cosa vuoi fare? Niente. Com'è andata questa giornata? Beh, siamo partiti bene già sul bagnato, avevamo il feeling ideale e poi sull'asciutto abbiamo un pilota che fa veramente la differenza, che è Carlo Alberto, e alla fine abbiamo mantenuto tutti lo stesso passo, così abbiamo portato a casa la vittoria, penso meritata. Raccontateci qualcosa delle due manche che avete vissuto. Ma la prima direi impeccabile, la seconda un po' meno, ma ci siamo andati dentro bene. Far Race e l'organizzatore del campionato Sergio Perrone desiderano ringraziare tutti i team intervenuti, IRGM, Fanny Formula, Vado al Max, Gnari Racing Team, Mokart Como, Need for Speed, Persi Corse, Pomposa Dream Team, Il tuo sogno in pista, Emilia Racing Team e T-Kart per aver partecipato al primo round di campionato. Marco Bondi del circuito di Pomposa per aver ospitato l'evento, l'insuperabile Dante Kart, Jessica Grassi, responsabile della segreteria, Veronica Generali e Nadia Gelfi. Marco Sinicio per aver curato la parte mediatica, Riccardo Scarlato e tutto lo staff di Gokart TV, oltre a Luca Alberti per aver messo a disposizione il simulatore di guida. Da sottolineare inoltre l'impeccabile lavoro svolto dall'organizzazione e dall'assistenza tecnica, che per tutta la manifestazione si sono prodigati per massimizzare il divertimento di tutti i piloti. L'appuntamento per un'altra esaltante giornata di competizioni è per domenica 20 luglio presso la pista azzurra di Jesolo. Vi aspettiamo www.maxtrophy.com e sei protagonista!